Fischia il direttore di gara, inizia Lokomotiv Roma, Borgo Rosso, 14esima giornata di Serie A d'Elite. Fischia il direttore di gara, si può riprendere a giocare. Del Sole sul punto di battuta, preferisce prendere una lunga rincorsa il numero 8. Eccolo ora il cross a tagliare, dentro arriva il tacco! Incredibile l'occasione per la Lokomotiv al 15esimo, grande risposta di Marzia con i riflessi. Traiettoria dentro, arriva ora il tap-in vincente di Molinari, 1-0 Lokomotiv al 16esimo. Acella, pressing di Codiani che recupera il pallone, Codiani si immola al sinistro, al lato il tiro di Codiani. Massari prova l'attacco, anzi Petrolo, Minozzi, si fa vedere Di Carlo, va corto, sbaglia, attenzione perché recupera palla la Lokomotiv, due giocatori a terra, si continua a giocare, Tocci non riesce ad andare sul pallone, quindi la Lokomotiv, Desideri prova l'esterno, toccato duro da Venale, si continua a giocare, Molinari apre a sinistra, vorrebbe arrivare il cross di Frani, invece arriva il tocco per Colasanti che la mette dentro, il tacco di Molinari, altra grande risposta di Marzia. 1-2 con Lemmo, pallone riconquistato dalla Lokomotiv, Massari, pallone in profondità per Tajani che prova la punta, tiro sul fondo, altra occasionissima per il Borgo Rosso. Venale, Di Carlo, giro palla del Borgo Rosso, Lemmo, Massari, Melchiorre di prima intenzione, buona trama della Borgo Rosso, Petrolo, lo scarico per Tocci che la stoppa, calcia la parata di Rizzi. Arriva il duplice fischio, 1-0 per la Lokomotiv, il termine del primo tempo. Attenzione perché è saltato a vuoto il numero 6, prova il diagonale, palo incredibile, colpito da Reali. Andrà Tocci contro Rizzi, fischia il direttore di gara, parte con il destro, l'aveva intuito Rizzi, ma c'è il pareggio del Borgo Rosso al 36esimo. Avanza Berardino, pallone per Colasanti, cross è buono dentro, di testa allontana la difesa, Massari sbaglia il disimpegno, sinistro, la blocca Carmosini. Rizzi ne dispone 4 in barriera, ha fischiato il direttore di gara, ma ancora Tocci sta posizionando il pallone, andrà con il destro, parte sopra la barriera, deviazione di un niente sopra la traversa. Fischia il direttore di gara, cross dentro, la spizzata sul fondo e arriva il triplice. Fischio, finisce 1-1 al Tre Torri tra Lokomotiv e Borgo Rosso, un pareggio che fa rimanere appaiate le due squadre in classifica.